di avere l'ultimo ingresso. No, il diciottesimo, è stato il diciottesimo spettacolo di fine anno accademico, siamo diventati maggiorenni. E quest'anno ho scelto Sipari d'Arte per un motivo ben specifico, portare le forme d'arte che amiamo di più nella vita a teatro, quindi sotto l'espressione della danza. Quindi abbiamo toccato le forme di spettacolo più alte, quelle diciamo intoccabili, che siano il teatro, la poesia, l'opera, l'operetta, il leggero varietà, l'evoluzione dell'arte della strada che andava dagli anni 80 agli anni 2010, è cambiato proprio il tipo di musica, il tipo di abbigliamento, e quindi abbiamo portato in scena anche l'arte della strada. Abbiamo cercato di toccare in effetti tutti i punti dell'arte attraverso la danza. Abbiamo iniziato con degli ospiti prestigiosi, che è l'Orchestra di Fiati e Percussioni Città di Scicli, perché la musica è il fil rouge di tutto lo spettacolo, perché senza la musica tra virgolette non si può far danza, quindi era giusto iniziare proprio con la musica e con l'Aida. Quindi abbiamo cercato di tenere un livello molto 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 alto. Per grande sorpresa, non scritto nel programma, abbiamo avuto un ospite di eccezione per toccare anche l'arte della lirica, quindi abbiamo avuto il nostro scichilitano tenore Giuseppe Ranzani, che ha cantato Il Nessun Dorma, per omaggiare un sipario dedicato anche alla lirica. Insomma, l'arte a 360 gradi, toccata con discrezione e con tanto rispetto attraverso appunto la danza. What is what? We just struggle. Problems that want to be solved.